Raga, oddio, no, no, raga, là sta illuminato, io so che cos'è sta roba. Oddio, santissimo! Eccolo, sta un altro qua. Ah, spondiragni, sì. Ragazzi, non... Oh, cesto? Oh, che è sta roba? Ciao a tutti ragazzi, qui è Fortigamer che parla e benvenuti in un nuovo video su Minecraft. Lo so ragazzi che lo stavate aspettando da un botto di tempo, ma finalmente mi sono deciso, ho trovato del tempo per registrare, perché nell'ultimo periodo sono stato molto impegnato. Vi ricordo solo prima di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto, di attivare la campanellina, perché nei prossimi giorni arriveranno sia video di Minecraft ma anche di Fortnite, e ne ho uno in mente davvero molto carino che spero vi piacerà. Però prima ragazzi voglio dirvi che questo video è sponsorizzato da Eneba. Ragazzi, Eneba è un sito che vende giochi, davvero tanti giochi, a prezzi davvero scontati. Ma ci potete trovare anche degli abbonamenti per il PSN, l'Xbox Live Gold. Tra l'altro, quando state per acquistare un gioco, nella sezione Hai un codice sconto, potrete inserire il codice FortodGamer, così come vedete a schermo. Ed avere uno sconto del 3%, che oltre agli sconti che già hanno i giochi, beh, è abbastanza buono. Come ho già detto in un altro video, ragazzi, il sito è sicuro. E io effettivamente facevo acquisti da Neba da molto prima che avessi l'opportunità di collaborare con i ragazzi. Ma non perdiamoci ancora in chiacchiere e ora andiamo su Minecraft. E questo ragazzi è il mio personaggio. Come potete vedere ho cercato di fare un outfit carino mettendo tipo una felpa Nike o qualcosa di simile con delle scarpe viola al piede. Diciamo che potevo fare di meglio ma come inizio va bene. Prima effettivamente di iniziare a registrare il video avevo fatto giusto qualcosina. Mi ero creato qualche attrezzo in più. Avevo fatto anche una spada in ferro, dato che nella puntata scorsa in realtà avevo trovato un po' di ferro. Mi avete detto ragazzi che il cuoio non va assolutamente utilizzato per fare un'armatura, ma che conviene utilizzarlo direttamente poi per fare dei libri. La mia, ragazzi, intenzione fondamentale è quella di andare in miniera. Quello che ci serve per andare in miniera è sicuramente una workbench. Poi lì troveremo il pietrisco per fare i nostri utensili in pietra, appunto. E poi delle torce, immagino. Anche se non ho idea di come si facciano, mi pare che serve il carbone. E io un po' ne dovrei avere, sì, ho 7 di carbone che credo sia un po' poguccio, però. Poi mi avete detto, ragazzi, di non eliminare tutti gli animali che trovavo sulla mia strada, ma più che altro di cercare di metterli in dei recinti e poi in un secondo momento di eliminarne un paio, farne accoppiare altri. Tu guarda come mi sfondo le gambe, guarda, 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 guarda. E qui già troviamo per esempio un primo pertugio nel quale vorrei avventurarmi, perché da quanto so, vuoto, scherzavo. Comunque, da quanto so, da quanto mi hanno detto anche i miei amici, la cosa più intelligente sarebbe cercare dei buchi nel terreno, delle grotte, perché è lì che si trovano i materiali migliori. Andare così un po' alla cieca e cominciare a sfondare verso il basso non è una grande idea. Io, ragazzi, tra l'altro, non saprei neanche a che profondità cercare ferro e diamante, a dirla tutta. Perché mi pare che ci siano tipo delle profondità precise che dovrei guardare. Ok, qui vedo una grotta. Nel caso poi non sia effettivamente una grotta, non fa nulla, ragazzi, cominceremo a scavare da qui. Andiamo, ok, ci sono due strade. A sinistra vedo dell'acqua. Proviamo ad andare, però. Devo stare calmo perché ci potrebbero essere dei mob. Aspettate. Ok, calmi. Intanto qua c'è del ferro che mi serve. Volevo dire carbone, scusatemi, carbone. Però calmi, ora vorrei un attimo farmi una workbench. Sì, che io, raga, sento un ragno qua fuori. Spero che non mi raggiunga. E con questa workbench avrei voluto fare delle torce. Eh sì, ragazzi, credo che mi tocchi. Solo una cosa, devo fare altri bastoni. Ecco qua, facciamo anche uno stack di torce e andiamo così. Tra l'altro, ragazzi, consigliatemi delle mod da installare, possibilmente non troppo pesanti. Perché io so, per esempio, che alcune mod permettono di mettere la torcia nella mano sinistra e di utilizzare quella per fare luce. Che invece, da quanto mi hanno detto alcuni miei amici, io devo ora piazzarle queste, non me le posso portare. Sali! Ok, un po' di... Oh, ferro? Ma così me lo dici? Ma così? Aspetta, la workbench! Signori, signori, stiamo calmi, dammi sta workbench, grazie. Sta cosa non sta iniziando bene, signori di YouTube. Oh, ma il ferro è così facile da trovare? Ci ho messo, non lo so, sono stato 2 secondi in miniera. Ok, va bene, credo che sia finito. E andiamo avanti, ragazzi, cerchiamo di crearci un percorso dal quale potremo facilmente tornare indietro. Anche se qui si scende davvero, davvero tanto. A voi, raga, piacciono queste sessioni in miniera? Perché a me divertono. Lo so che può sembrare strano. A parte che mi si è sfondato il... Oh mio Dio, mi si è sfondato il piccone. Ok, perfetto, ce l'ho, andiamo. Tra l'altro, ragazzi, io mi sono un po' informato online. Il diamante non è neanche più il materiale più prezioso che c'è ora su Minecraft, ma è l'anidrite. Ma, raga, per crearla, cioè, ho visto che bisogna fare un casino. Bisogna avere tipo pepite d'oro, cose strane, ma... Cioè, con calma, qui restiamo umili. Io, raga, sento un rumore di ragno, però, cavolo. E a dirla tutta anche di scheletri, io sono senza armatura. Sarebbe il caso di farsi un'armatura in ferro, ragazzi, che dite? Mi preoccupa troppo trovare all'improvviso dei mob. Ok, altro carbone. Fatemi vedere. Vedo degli occhi, quei tantissimi. Eccolo. Eccolo inquietante. Io non so manco, ragazzi, se è mattina o sera attualmente. Pipistrelli, oh! Fra, sono pericolosi sti cosi?
Batman, ma da lì. Cioè, ma è possibile che non c'ho il pietrisco per una fornace in una grotta? Piazziamola un attimo qua in maniera ignorante. Non lo so, per il momento mi creo un piccone di ferro e comincio a farmi con quello che ho trovato anche parti dell'armatura in ferro. Lo scudo niente, eh? Ah, non lo posso fare. Tanto serve uno di ferro. Le cessoie volendo pure sarebbero utili, però no, diamo priorità, esatto, alla corazza in ferro, che questa mi ha preso tutto il ferro, sì, infatti. Equipaggiamola e let's go. E per esempio, mo questo come si mette nell'altra mano? Io non ne ho idea. Signori, come si mette nell'altra mano? Qua? Ah, fatto, ok. Come si alza? Vorrei utilizzarlo. Ah, ok, così, va bene. Cioè, non mi sento più vulnerabile come prima, non totalmente almeno. Raga, ma tutto sto carbone io lo voglio, sincero. Dato che non so quante torce mi serviranno, voglio avere più carbone possibile. Poi ottimo anche per fondere i minerali grezzi, quindi lo voglio. Mi sa, ragazzi, che appena... panico! Lasciami stare! Dicevo, appena posso, raga, devo eliminare quel ragno, perché quello appena si fa notte fuori, credo che cominci a menare. Che dite, andiamo? Eh sì, ragazzi, dai, andiamo. Uno. Ah, ma sta buggato? Ehi, easy! A posto, godo. Di carbone comunque c'ho quasi lo stack completo. Ok, ferro. L'ho visto, sta qua a terra. Quindi piccone, posto e andiamo, ragazzi. Sarei tentato di farmene un altro, credo che ci servirà. Non so se effettivamente ti dia più materiali o cose. Boh, proviamo. Io credo che sia solo più veloce. Torcerella fresca. Ah, ciao, ferro. Uno, mamma mia, proprio la fame, fra. Altra torcerella fresca. È la madonna, fra. Qua un botto di roba. Uno, buono, raga, questo ci piace, questo ci piace. Ok, allora dall'altro lato, quindi ora proviamo ad andare qui. Ok, io voglio provare a eliminare un pipistrello. Perfetto, non dà nulla. Che ansia. Permesso? A vicolo cieco? Ok. Ok. No, raga. Questo come si chiama? Dungeon, miniera. Ok, raga, calmi, perché qui le cose cambiano sul serio. Cambiano davvero molto. Allora, io mi devo fare altri pezzi dell'armatura. Ho troppa paura di andare qui, ragazzi, e di prenderle proprio di santa ragione. Quindi credo che ora mi farò un'armatura completa in ferro. Credo che sia la cosa più intelligente da fare. Ok, intanto che l'altra parte di ferro finisce di bruciare, io mi farei delle gambiere, anche se mi brucia letteralmente tutto il ferro che ho, e ce ne mettiamo subito. Poi avrei altri, credo in tutto 4 pezzi, con i quali potrei fare gli stivali. Ma scusate, però così non si vede più il mio outfit, ero bellissimo prima, ora c'ho l'armatura. C'è un modo per non far vedere l'armatura? Messo, ok. Ok, raga, oddio, no, raga, là sta illuminato, io so che cos'è sta roba. Potrebbe essere una spawn di nemici. E io, ragazzi, non so che farmene. So che è una cosa fantastica avere una spawn di nemici, però io, ragazzi, non ho idea di cosa faccia, letteralmente. Cioè, perdonatemi l'ignoranza, raga, ma... che vi devo dire, andiamo? Io tutta sta roba come la levo? Come si leva? Cioè, raga, le ragnatelle come si levano, scusate? Vada? Ah, sì, con la spada, ok. Io credo che i veterani si staranno mettendo le mani nei capelli. Ma sì, usiamo la spada che serve per eliminare i nemici, per levare delle ragnatele. Oddio, santissimo! Ma che cos'è questo coso? Oh, sono avvelenato. E mo? Che faccio? Che faccio? Io mangio. No, io sono morto. Io lo so che sono morto. Ma che cos'è? Cioè, raga, mi sono visto morto. Devo avere la pozione, sicuro. Per il veleno ci vuole la pozione, però... Vabbè, mo mi ha avvelenato il ragnetto, quindi non credo che fosse necessaria. Però panico, brother. Dov'è la spawn? Ci deve essere una spawn. Sta luce da dove viene? Scusatemi se non c'è la spawn. Ah, stanno altri ragni. Dio santo. Attene. Mi ha preso di nuovo il veleno. Yeah, ma non è possibile. Favore, riprenditi. Ciro. Quanto dura questo veleno? Poi è tutto cotto. Mi serve qualcosa di crudo. Ma non c'ho niente, dai. Ok, devo utilizzare lo scudo quando quello prova ad attaccarmi. Abbiamo capito, ragazzi. Qui troveremo un botto di ragni. Potrebbe darsi che sia una spawn di ragni. Però non lo so, Rick. Eccolo, sta un altro qua. Ah, spawn di ragni, sì. Ragazzi, non... Cioè, non so che farmene, vi giuro. Non lo so, io la chiudo. La chiudo, ragazzi. Non so che farmene, me lo dovrete dire poi voi. Perché da quanto so, ragazzi, sono cose piuttosto rare. Io non voglio sprecarla. Gentilmente, ragazzi, stesso ora nei commenti, ditemi cosa fare con una spawn di ragni. Magari, non lo so, ci metto 3 torce per capire che la spawn era qui, io. Tipo così, ecco. Oh, cesto? Oh, che è sta roba? Ok, lì sta un altro ragno, lo vedo. Ok, si avvicina. No, questo è collegato alla spawn. Ma di nuovo, io mo muoio. Mo muoio sicuro. Senza perdere tempo devo capire se è collegato allo spawn, ma per forza. Ok, ragazzi, io qui chiudo. Calmi che c'è un botto di roba inutile. Faccio vedere la magia di Fortune Gamer. Questo si butta, nammo, perfetto. Questo pure si sbutta, zappa di legno. Che fa, la carne marcia, non la butti? Stonks. Ci metti un po' di pietrisco e tutti contenti. No, fra, raga, no, vai you. Allora, ragazzi, per ora usciamo dalla caverna e torniamo a casa. Ah, tra l'altro, facciamo una cosa intelligente un attimo. Per il secchio serve 3 di ferro. Volevo prendere un secchio di acqua, ragazzi. Ok, a posto, ragazzi, ho fatto ben 17 di ferro.
Credo sia mattina, sinceramente. Mamma mia, là sotto mi era venuta la claustrofobia. Casa, credo che sia in quella direzione. Sì, sì, la vedo, la vedete? Io credo che mi debba fare degli scalini decenti per andare a casa mia. Casa, dolce casa. Qua intanto, ragazzi, metto un altro baule perché ci serve assolutamente. E sinceramente, qui io invece... Vabbè, qua comunque ci metto un po' d'acqua. Questo che cos'è? Grano. Il grano attira degli animali, così comincio a fare un attimo delle farm pure di animali. Ora, ragazzi, però con tutto il ferro che ho fatto, vorrei almeno completarmi l'armatura. Ecco qua, abbiamo l'elmo e siamo al completo. Ok ragazzi, il sole sta tramontando, in questa puntata abbiamo fatto veramente un botto di cose, ci siamo fatti il full set in ferro dell'armatura. Nella prossima puntata ragazzi vedremo come sfruttare quella farm di ragni, scrivetemelo voi nei commenti ragazzi perché non so veramente che farmene. Amplierò credo anche un po' il mio orticello perché questo fa abbastanza schifo. E soprattutto ragazzi cercherò anche del cibo perché ne ho veramente poco, cioè mi sono rimaste 6 costolette di maiale. Quindi ragazzi il nostro Fortune Gamer ci saluta e noi ci becchiamo alla prossima.